Piogge e scioglimento della neve rappresentano un rischio per i nostri fiumi, in particolare nel Modenese. Qui Antonio Farnè ha fatto il punto sugli interventi per la prevenzione. Vediamo. In queste ore il Panaro scorre tranquillo, adagiato placidamente nel suo letto, ma non più tardi di una settimana fa il suo aspetto era decisamente più minaccioso, conseguenza di una delle tante piene che caratterizzano i mesi invernali e che a volte provocano anche disagi, se non danni, molto pesanti. Il nostro territorio è attraversato da un reticolo idrografico molto importante. Questo reticolo idrografico viene alimentato sia dalle piogge, ma soprattutto dal possibile scioglimento delle nevi, che da noi accade spesso in seguito al vento di scirocco. E quindi quando c'è un manto nevoso importante in Appennino, questo determina delle piene molto rilevanti. I corsi d'acqua della provincia di Modena, in particolare Panaro e Secchia, sono tra i più esposti al pericolo delle piene. La presenza a monte di un massiccio come il Cimone rappresenta un notevole fattore di rischio. Il combinato disposto pioggia e neve sciolta è infatti sempre in agguato. La Protezione Civile allora è in costante stato d'allerta, protagonista della versione in chiave moderna della lotta che l'uomo ha ingaggiato nei secoli con la natura per cercare di regolarne i fenomeni. Gli interventi sono numerosi, a partire dagli anni 80. I primissimi furono le casse di espansione, che sono state importantissime sia sul Secchia che sul Panaro, che permettono di trattenere parte delle acque e rilasciarle poi all'interno delle arginature, ma anche delle paratoie, ad esempio messe nelle casse del Panaro per regolare il quantitativo d'acqua che viene rilasciato, il rinforzo di arginature. Ma poi, considerando che comunque per quanti interventi strutturali vengono fatti, un rischio residuo c'è, anche uno sviluppo molto forte di un sistema di protezione civile che in particolare sul rischio idraulico è preparato e pronto.